inviata dal Riporto, ecco un parere mister Mimmo Romano su questa partita. E dobbiamo dire che è stata una partita maschia, giocata con agonismo dal primo all'ultimo minuto. Dobbiamo dire che il San Calogero ha dominato tutto il primo tempo, ha giocato benissimo ed eravamo sotto 1-0, immeritatamente. C'è stato un gol che... Il gol cosiddetto della domenica. La squadra mi è piaciuta perché ha giocato bene, ha lottato dall'inizio fino alla fine, non ha mai mollato nulla, anche sul 2-0 si è vista la vera squadra che non ne ha mai mollato, e poi siamo alla fine riusciti a pareggiare pure la partita. Io penso che entrambe le squadre, sia il San Calogero che la Vigor Lamezia, meriterebbero la promozione. Purtroppo alla fine sarà una la squadra promessa, che sarà promossa. Vediamo, ancora il campionato è lungo e ci sono tantissime partite da disputare, e penso che fino alla fine tra San Calogero, Montepaone e Vigor Lamezia, una delle tre dovrebbe aggiudicarsi il campionato. Io non do per scontato che la Vigor, anche pareggiando oggi, può essere tagliata fuori, no. Come lei sa, le partite si devono giocare sempre. A noi ci insegna il fatto che col Mileto potevamo chiudere il campionato, andare a più 10, e abbiamo perso in casa. Quindi io penso che non regala niente a nessuno e ti deve giocare tutto fino alla fine. Praticamente avete visto tutti, diciamo 2-0, siamo stati poco furbi nell'addormentare la partita, abbiamo preso il primo gol in maniera rocambolesca ma anche grottesca, perché abbiamo fatto un errore difensivo abbastanza clamoroso. Sul 2-1 abbiamo avuto l'occasione per fare il 3-1 prendendo la traversa, e sulle respinte Giugiolone non è stato svelto a ribadire in rete, di contro dico che il rigore comunque c'era, era anche clamoroso, e anche lì un ennesimo errore nella respinta, siamo stati lentissimi ad andare a coprire il portiere. Quindi comunque noi abbiamo dato tutto, abbiamo cercato di vincere e portare la partita a casa, però come dicevo prima ho una squadra molto giovane sotto alcuni aspetti e un po' più maliziosi, e sul 2-0 o sul 2-1 potevamo esserlo, però c'è stata la reazione della squadra avversaria, che comunque è prima in classifica, che ha messo dentro parecchia cattiveria agonistica e oltre, e sono stati bravi a pareggiare su un errore nostro, su una svista clamorosa. Poi ripeto, 2-2, il rigore c'era in maniera netta. Una squadra di categoria, una squadra che gioca da 3 anni in queste categorie, però comunque sorvoliamo su alcuni aspetti agonistici extra calcistici, perché fuori si è parlato di tutto tranne che di calcio, però comunque andiamo avanti cercando di ripartire al meglio già da mattina.